Buongiorno Giusti, abbiamo cambiato oggi, siamo a Campo Tures, prendiamo la cabina via Spickboden, non so come si dice, com'è? Spickboden, non lo leggo neanche perché c'è troppo sole. Saliamo su questo versante, su quest'altra montagna, e noi veniamo da là, la Valle Aurina è là e siamo saliti di qua, oggi invece si sale dalla parte opposta. Guardate come c'è Spickboden. Forse l'ho detto giusto. Abbiamo il nostro biglietto settimanale, quindi possiamo tranquillamente salire sia su questa che sull'altra cabina mia. E via che si va. Non c'è niente di meglio del sedere di una carolina al mattino insieme ad altre caroline. Ma ce ne sono tantissime anche lassù. Che spettacolo! Ciao! Buongiorno, ciao ciao. Questo giro in cabina via non finisce più. Dobbiamo arrivare là. Ma abbiamo, quanto saranno? Già 10 minuti, anche di più, che siamo qua dentro. E qua sotto ce n'è un'altra che va là sopra. Cioè, come se fossero delle strade proprio. C'è una città qua dentro, una vera e propria città. Guardate, bella doccia. Perché le cabine sono stipate di contenitori blu e perdono acqua? Non capisco. Ciao mucchina. Abbiamo preso il sentiero per salire al rifugio, abbiamo 400 metri almeno di dislivello da fare, non so in che distanza. Ilaria oggi non si è svegliata con tante energie, ha detto, mi pare che si stia smentendo alla grande. Comunque siamo oltre i 2000 metri, già di partenza, dobbiamo arrivare a 2004 e qualcosa. C'è un sole pazzesco, fa caldo, però nel bosco si sta bene, benissimo. Un po' di umidità. Ma ci sta. Cioè, guardate che scorci. Noi dobbiamo andare lassù, dove arriva la cabina via. Devo dire che questo sentiero, che poi è la mulattiera o la carreccia, tira su a bestia. Davvero ci sono dei punti in cui, come questo, cui ci devi dare di gambe terribilmente, e gambe. Posto assolutamente incredibile, una meraviglia. Quasi giunte alla destinazione. Qui dovrebbe esserci un laghetto. Vediamo se è vero. C'è! Vediamo se il nostro cane ci si annega. Wow! Beh, una pausa. Una pausa al laghetto si deve fare? Doverosa! Che bello! Se non ci si infila lui non è contento. Molto carino. Molto carino. Con una micro deviazione dal sentiero principale si arriva a questo laghetto che è un piccolo angolo di paradiso con tutta la vista sulle montagne. Qui si apprezza particolarmente anche. Thanos, che ne pensi? Ripartiamo?
Non mi sembri convinto. Si sta bene qua, guarda, arriva al lago. Senza un pensiero. Senti, c'è il sole. Qua fresca. Qualcosa da masticare ogni tanto. La vita perfetta. Arrivati nei pressi del laghetto, si può decidere di prendere la scorciatoia oppure fare la carareccia. E uno dice, non prendo la scorciatoia, perché è sicuramente più corta e più pendente. Questa mulattiera, anzi questa carareccia, sta tirando su a bestia. Cioè, questa è l'altezza dei miei occhi. E fa così. Sicuramente non rende nel video, però credetemi, però siamo quasi arrivate. Eccolo il laghetto là sotto, e lassù c'è l'arrivo della cabinovia. Quindi puoi farci vedere dove andiamo? Allora, noi andremo verso il cibo. Il cibo, questo? Sì. Al Sonclar Hütte. Sì. Rifugio Sonclar. Saliamo là. Sì, sì, lì dietro 10 minuti ci siamo. Qui da qua c'è un crocevia di sentieri. Sì. Panoramici, sentieri, sì, del sole. Sì. Monti su monti. Mm. Camminate molto lunghe. Mm. Dalle 2 ore alle 4 ore e mezza. Cosa che noi non faremo. Assolutamente no. È mezzogiorno. Sì. È quasi ora di una bella birra. Una birretta. Allo. Uno scorcio magico. Che bello. Che posticino. Ah, andiamo a mangiare. Allora, tu pensi di andare a mangiare in un rifugio e quindi mangiare da rifugio? Ma poi ti arriva un pulled pork con la coleslaw fatta in casa, buonissimo. E un risotto con che formaggio è? Camembert. Tipico del Trentino. Sì, abbastanza. Risotto alla salvia con verdurine. Bello, un bellissimo aspetto. Cioè, dai, su, dal ristorante. Chissà se anche buonissimo. Sì, un chilo di camembert, un chilo di riso. Vi attacchiamo. Scendiamo per la panoramica. Facciamo un giro d'anello che ci riporta alla cabinovia. Anche questo pranzo è stata una vera avventura. Allora, abbiamo mangiato benissimo, perché abbiamo mangiato molto bene. Avete visto che piatti mega, molto vari, c'è proprio un vero e proprio ristorante, no? Infatti, cioè, sta soffiando il naso. Stavo dicendo che il servizio è stato da ristorante, no? Sì, sì, stavamo commentando che i rifugi facilmente accessibili, perché proprio ai piedi della seggiovia sono quelli anche un po' più battuti. Battuti, con ma più anche piatti, con più meno malga e esatto, più ristorante. Tanto è vero che Ilaria era indecisa se prendere dei biust. Non avevo tanta fame, eh? Ho detto vabbè, piatti veloci, c'erano questi biust con patatine, ho detto vabbè, una roba così. Poi ha scoperto che i biust erano di quelli bolliti, invece di essere griglia, alla griglia. Che schifo. Quindi non ci siamo. E così ha scelto il piatto del giorno, che era un risotto. Ho pagato il conto. Il piatto del giorno scritto sulla lavagna. Senza prezzo. Io ho preso un pulled pork, molto buono, con le patate fritte, fantastico. Niente da dire. Bello. Ok, stavo dicendo, abbiamo preso 2 birre piccole e un'acqua frizzante. Vado a pagare 55 euro e qualcosa. Lì per lì non ci faccio tanto caso. Arrivo da Ilaria, glielo dico e lei mi dice, ma non è possibile, ha sbagliato qualcosa, no? E io, boh, non so, metti questo, metti il coperto, metti... Così poi andando in bagno sono andata anche a chiedere il prezzo del risotto. €26, un risotto, €26. Neanche da cracco. Porca miseriaccia. Quindi si è spiegato perché il costo del nostro pranzo è stato di oltre 55 euro. Calcolando che Ilaria non ha neanche preso il dolce, perché per fortuna era stonfa.
noi volevamo prendere un tortino di cioccolato col cuore morbido, ma siccome un dolce costa 13 euro, ci è sembrata un po' una follia. Vabbè, niente, così siamo in ferie, spendiamo. Bella questa discesa, 26 euro, capito? Proseguiamo, dai. Andiamo. Andiamo. Giro panoramico mi sta piacendo tantissimo, è un po' ventoso ma è strabiliante, pieno di colori autunnali, vallate da tutte le parti, bello. Loghetto. Siamo quasi arrivati. Io voglio fare l'orgogliosa perché noi siamo salite a piedi di là, abbiamo fatto tutto il giro così e poi ci siamo ricongiunte là della cabinovia, poi siamo scese al rifugio, abbiamo mangiato e poi abbiamo fatto tutto il giro così tutto, oltre la montagna per arrivare da qua. È andata, cioè è stato bellissimo, un bellissimo giro questo qua, cioè proprio vario sia come pendenze che come paesaggio, tantissimi scorci. Adesso siamo quasi arrivate alla cabinovia che poi ci riporterà a valle. Visto da qua sotto, questo era il sentiero blu, quello panoramico, sì, quello del ritorno, quello che dal rifugio abbiamo preso è stato il sentiero panoramico che è indicato col cartello azzurro. Ecco, da qui si gode di una panoramica diversa. Noi siamo salite là facendo un giro così, salite là, abbiamo visto il laghetto, siamo andate oltre, accanto c'è il rifugio, dopodiché abbiamo fatto tutta la panoramica così, c'è la croce lassù, siamo andate dietro, abbiamo scavallato, siamo scese dietro tutto questo bosco e poi siamo arrivate qua e siamo arrivate così. Per un totale di 9 km e mezzo, 560 metri di ascesa e discesa. Sì. Bello, bel giro. Giusti, questa è stata una delle escursioni più belle della mia vita. Bellissima, veramente stupenda. Vi auguro una buona giornata e se venite in Trentino venite assolutamente a farla. Saluta! Una piroetta. Che eleganza!